Buongiorno amici e bentornati sul mio canale. Periodo super freschissimo per un sacco di uscite discografiche. Tra queste c'è il nuovo singolo dei canadesi Spirit Box. Tra i miei ascolti preferiti di questi ultimi 3 anni, gli Spirit Box, ricordiamo che è una band abbastanza giovane, diciamo nata intorno al 2017. La loro ultima fatica discografica, full album, l'unico in realtà, è del 2021, Eternal Blue, e da allora sono stati rilasciati soltanto 2 o 3 singoli nuovi. Da allora, che poi sembra parlare di un'eternità fa, in realtà sono 2 anni, sono settembre 2021 se non ricordo male, però hanno fatto uscire questo singolo nuovo e quindi sono corso ad ascoltarmelo perché mi piacciono, perché è quel suono metalcore, new qualche cazzo, qualcosa di new che a me piace. Poi con la cantante La Plant, che per me è veramente una bomba a cantare. Loro sono 4 musicisti della Madonna e sono in 4 e fanno un bordello sul palco che sembrano in 800. Cioè, dovete guardatevi qualche live, o se avete l'occasione andate a sentirli dal vivo, perché cioè veramente sono una roba, a parte che sono delle macchine a suonare, non che siano freddi, ma che sono proprio precisi, bravissimi, fortissimi. Batteria, chitarra e basso sono una roba, e poi la voce di lei che è la ciliegina sulla torta, perché passa da puliti molto clean, molto eterei, a delle distorsioni growl e scream da paura che dovrebbero invidiare tutte le donne, ma anche tanti uomini. Andiamo ad ascoltarci il singolo, che è un visualizer in realtà questo video, che si intitola The Void. Forza all'ascolto. Figo sto ritmo. Sentite la voce di lei, in realtà potrebbe essere adattata tranquillamente a qualsiasi composizione pop. Però sotto c'è la cartella, capito? C'è la cartella. Elettronica mi fanno proprio fanno gioire le membra. Video però a me piace, bello futuristico. Sentite sotto il riff, la chitarra, basso e batteria, e sopra la linea vocale molto lineare, questo contrasto è to break my fall to a place where I can be.
finita così, neanche mi ero... Cioè, stavo aspettando dell'altro, che mi arrivasse dell'altro... Non mi hanno fatto un breakdown! Vabbè, non... pazienza, va bene, glielo perdono, questa volta glielo voglio perdonare. Tant'è che mi hanno sorpreso, io stavo aspettando, mi è partita la pubblicità su YouTube e pensavo che fosse partita a cazzo, in realtà è partita perché è finita la canzone, stava cominciando dell'altro, quindi... Me la sono presa per nulla, sono impazzito a cercare di capire cosa stava accadendo, ma niente. Gli Spirit Box, sempre grande sorpresa. Come vi ho detto anche durante l'esecuzione del brano, potete notare il grande contrasto che c'è tra la voce di LaPlante e la base strumentale, che fa dei riff che sono assolutamente violenti. A parte qualche pulitino così, però vi accorgete che non è il classico riff quattro quarti, queste cose qui, cioè sono proprio delle cose complesse da eseguire a livello strumentale. Infatti anche loro sono degli strumentisti pazzeschi, bravi, continuate a far uscire. Magari verrò a vedervi a Milano il 2 giugno, ancora non lo so, ci devo pensare, perché a giugno ci sono un fottio di concerti, noi non posso andare a tutti, cioè già, e se vado a uno è già un miracolo, quindi vediamo. Comunque bravi Spirit Box per questa nuova uscita, andateveli tutti a vedere, ve lo consiglio, e tornate anche indietro a guardarvi, a sentirvi i pezzi di Eternal Blue e i singoli Rotoscope e gli altri che erano usciti nel frattempo l'anno scorso, e sì, l'anno scorso ormai, perché siamo nel 2023, marzo, va bene. Se vi è piaciuto questo video, buttate un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, state qui perché ci saranno un sacco di altre sorprese, e presto ci saranno anche delle canzoni che metterò io, perché adesso esce tanto materiale per poter fare delle cover, quindi arriveranno presto. Stay rock!